sono stanco, non ho voglia di ricominciare. La settimana volevo andare a lavorare. Venerdì mi spacco e sabato son matto, la domenica riposo, anzino gioco, almeno un po' mi sfogo. Il martedì la gente, il mercoledì sto meglio, ma sono felice solo il giovedì quando ritorno a capo sport. Quando ritorno a capo sport. Quando ritorno a capo sport. Sì, va tranquillo. Beh, adesso. Sei pronto? Siamo in onda, tipo. Siamo in onda, così, è la sorpresa. Ma cammina, dai. È vero? Senti, siamo in onda, Ciao, si gira? Buonasera a tutti, benvenuti a Caffè Sport. Partiamo stasera in maniera completamente diversa, perché c'è Luca Pellegrini che ha intavolato subito uno scherzo. Questa è tutta opera tua, mai certo, partiti così. Certo, infatti il monitor adesso attacca al bottone. Ecco. Siamo in onda davvero, vedi, allora, ok. Grazie. Partiamo in maniera speciale, però perché? Perché abbiamo te innanzitutto, ma perché partiamo sull'almanacco. Allora andiamo direttamente, primo piano sull'almanacco, inquadriamo, ce la vuoi descrivere tu la stagione? Stagione ricca di sorprese. Che bei ragazzi qua. Abbiamo girato il girone d'andata quarti. No, la squadra innanzitutto. Torgiano, 2003-2004. 2004-2005. Vabbè, io perché mi piace ricordare. campionato d'eccellenza, primo anno credo delle dirette TV nei campi. È un anno in cui abbiamo girato il girone d'andata quarti in classifica con grossa festa di Natale, e il girone di ritorno abbiamo avuto la compiacenza di guadagnare solo 2 punti in classifica. Con conseguente... Non si dice. Ah, ok. Sorvoliamo sulla retrocessione del campionato di promozione, però l'aspetto sportivo, insomma, è stato quello che è stato, ma è stata un'annata che ha lasciato grandi ricordi, tanto che a 12 anni di distanza i protagonisti di quell'annata... 13 anni di distanza. 12-13, 2004-2005. Ma lui non so quando agì via. Si sono ritrovati qui in uno studio, tanto che a 13 anni di distanza c'è anche voglia di fare uno scherzo, perché un mese fa tu sei stato ospite qua da noi a Caffè Sport, non ti abbiamo presentato però, aspetta, facciamo un salto indietro, ti facciamo presentare da Alessava. Allora, presentate Luca. Ladies and gentlemen, abbiamo l'onore e il piacere di avere qui Luca Pellegrini. Facciamo anche l'applauso. Grazie. Ciccio Scarcella è già polemico, vuole tornare perché una presentazione così avvicinalo. No, lo portavo da casa. Il gelato è un onore, generalmente con il gelato è un po' come... Un'altra cosa, siamo partiti dicendo che non si parlava della retrocessione, la prima cosa che è venuta fuori, benissimo. è tutta colpa di Luca. Sì, ovvio. Sei qua di nuovo stasera, a distanza di un mese, abbiamo detto, perché, di chi è la colpa? La colpa è di mister Pino Scattini. Che cosa ha fatto Pino Scattini? Perché io un mese fa, beccato da te, ho fatto la sua imitazione, avevamo un ottimo rapporto, e il giorno dopo mi ha chiamato l'avvocato Bartoli, che è suo intimo amico e mio socio nell'attività che ho, insomma, senza fare pubblicità. O puoi farla. Al bar, insomma, e mi ha scritto urgentissimo, chiamami. Dico, pronto Paolo, dimmi, ma ieri che ha combinato? Dico, niente, sono stato in trasmissione, ma hai imitato Pino. E beh, allora dico, ma sei incazzata, ti voglio denunciare. Ma sei scemo? No, è che ha detto che se lo facevi fra amici era un conto, per rapporto che c'hai con lui lo dovevi dire prima, perché l'hai preso quel culo in televisione, si può dire, davanti a tutti. E quindi dopo è andato avanti, no scherzo, io ho boccato e quindi sono stato... Scherzo costruito interamente da Pino, che ora è diventato parte integrante di Caffè Sport, e il nostro Marco Balestri è passato da fare allenatore a fare l'ideatore di scherzi. Buonasera a Pino Scattini. Ciao, buonasera. Allora, ti ringraziamo perché davvero è tutto opera tua, insomma, poi anche nello scherzo si vede, una telefonata straordinaria, ci ha servito uno scherzo su un piatto d'argento al quale tu hai creduto immediatamente. Luca Pellegrini, però siamo partiti dall'almanacco, restiamo qui, era il vice bomber, possiamo dire, di quel Torgiano, sì, perché il bomber vero chi era? Continua ancora a segnare gol a raffica, a illuminare nel campionato WISP. Sei in difficoltà a dirlo? Sì, perché vorrebbe di Alessandro Baffo, però c'è bisogno.
non sono io quello che doveva starci un'altra persona quasi. Parliamo di bomba. Buonasera, Dettore De Vito. Buonasera, buonasera. Tra l'altro l'avevi voluto fortemente tu in quel Torgiano, sì, sì. Ma no, perché io ho avuto la fortuna di allenarlo a Bastia, sì, quando ancora era già non in fase calante, però ancora era un gran giocatore, forse il giocatore, adesso parlando seriamente, tecnicamente più forte che abbiamo mai allenato. Bene, arrivederci. Quindi Luca non ci sei mai. No. Dopo, legato, Ettore? Il mister lo ringrazio per le parole. No, ma verità, l'unica cosa è purtroppo non abbiamo mai avuto fortuna calcisticamente parlando, nel senso con io e lui insieme, nel senso poi alla fine le strade sono sempre separate. Sì, quindi sono stati due volte a Bastia sono andato via io, a Torgiano sono andato via io e a Semonte è andato via lui. Quindi c'è stata sempre una amore oggi. La società, a me, a Ciccio Scarcella in particolar modo, chiese un sacrificio economico per poter prendere De Vito. De Vito. Per l'ingaggio di De Vito. E lì è stata la botta definitiva per il pendolino della fascia, giusto Pino? Potremmo definirlo così, celebri, proverbiali, le sue rimesse con la capriola che ti facevano sognare. Ciccio è stato un elemento determinante per la retrocessione. Ma no, in senso buono. Adesso apro una parentesi. Non riesco a trovare senso buoni. Io ho abbandonato la squadra dopo 4 sconfitte contro i due, ancora eravamo sesti, settimi, una lì. Quindi subito dopo la festa di Natale, diciamo. Infatti lui ha rovinato tutto, perché? Perché giocavamo in casa con la Tibes, 1-0, 1-1, partita finita. Questo si inventa ancora da 35 metri, rientra da sinistra col destro, da poco lo metà campo, su in croce pari, e lì è finito da tutto, perché è troppa euforia. L'ultima vittoria, insomma, l'ultima firmata vittoria. Ciccio Scarcella. Che ci avevamo pareggiato, quindi eravamo un pochino più concentrati, c'era meno euforia, quindi ripartiamo. La prima del giorno di ritorno. La seconda, perché prima era San Sisto, poi non mi ricordo tutto. Sì, che con San Sisto per la diretta TV. In la prima casa, diretta poi TV, fuori da loro. E quindi lui è stata la rovina, perché se non fa quel gol al 92esimo finisce in pareggio. E poi quando ha iniziato a pizzicarti un attimo a livello personale dentro gli spogliatoi, è stato quando, dopo non so quante sconfitte, la teniamo per dopo. Come ti dai tempi, Ciccio Scarcella, metronomo davanti alle telecamere, pendolino in fascia in campo, metronomo davanti alle telecamere, era un altro calcio. Perché adesso la domenica guardate un po' anche chi sforna assist. Guardiamo chi sforna assist, come avrebbe fatto il miglior Ciccio Scarcella. Allora andiamo dentro subito con le immagini. Tu riconoscerai il campo, Luca, perché palla che filtra sulla corsia mancina. Chi è che crossa sul secondo palo? Chi è che segna? Catoggio e Baraggetti, casa del diavolo. Esatto. Queste cose non si fanno. Neanche esulta Luca, come avresti fatto tu. Beh, lì c'è un accenno, ho visto. C'è un calcio al paletto, quindi assist Catoggio, gol Bragetti per il blitz del pianello a casa del diavolo. Io pensavo che Catoggio col sinistro schiacciasse solo la frizione, invece... Pennella. Il cambio automatico. No, sono ambidestro, calcio male con tutti e due, quindi... Invece Ale, non abbiamo messo l'esultanza a fine partita, perché quello oggettivamente sarebbe stato troppo. Cosa hai detto a tuo fratello dopo quell'esultanza? Cosa ho detto io? Sì. Io mi esimo da qualsiasi commento, perché non c'ero neanche, ma non avrei detto niente sicuramente. Non sapevo che si esimesse. E poi sentiremo un esulo durante lo scherzo firmato Luca Pellegrini, che ha un valore inestimabile. Esulo dall'amicizia, hai detto, poi fra poco ce l'ascoltiamo. Un euro gol di Ciccio Scarcella, un euro gol, anzi 5 gol bellissimi, fra i quali questa settimana voi da casa al 344-0575-758 avete scelto il super gol, il più bello, vediamo chi ha vinto. Thank you.
Mauro Veneroso della Voluntas Spoleto si aggiudica i due biglietti per Perugia Bari di sabato prossimo, messi in palio da Forti Infissi come vincitore del Super Gol, un gol che avevamo visto realizzare solo a Luca Pellegrini. No, però il controllo col destro. Sì, sì, a inseguire. No, cioè, poi una cosa seria, Pino, un gol alla De Vito, giusto? Sì, sì. Beh, insomma, è Ostrucali. Perché chi era Ostrucali? Era il suo compagno di squadra, Arezzo, sì, era, che era il bomber. Sì, quindi... No, non era un bomber, era un centrocampista. Però che cosa diceva? Era il più forte. Questi argomenti non li può capire. No, mai. Lui per motivare noi compagni di squadra d'Alessandro Baffo, che salutiamo. Giuro, io mi ricordo tante di quelle cose, ma questa qui te lo giuro non mi ricordo. Ma questa mi ha segnato abbastanza, tu non te la ricorderai, ma noi sì. Perché, scusa? Lui disse, per motivarci, voi dovete capire che... Salutiamo Alessandro. Certo, salutiamo Alessandro Baffo, che quell'anno fece anche abbastanza gol. E poi abbiamo una chicca, però ce la teniamo per dopo, dicevamo però... Dicevamo, per motivare noi... umili servitori del reparto offensivo, disse, io c'avevo in squadra con me un ragazzo, si chiamava Strucali. No, ce la fai con la voce di Pino. Si chiamava Strucali. E lui era il più forte di tutti, capito? Allora voi, abbiamo Alessandro Baffo, lui è il più forte di tutti, dovete dargli la palla, capito? E noi l'abbiamo recepito in maniera positiva, chiaramente. Due punti nel girone di ritorno. Sì, no, vabbè, questo era prima. Girone andata a quarti. Quattro che? Quarti. Quarti. Però ci motivò, perché almeno, capito, dovevamo farci vedere che eravamo bravi anche noi. Servitori di Alessandro Baffo. Volevo dire che dovevamo mettere in condizione il giocatore, più quello che doveva fare i gol, di fare Perché, scusa, tu dove giocavi? No, tu eri un attaccante invece? Accattante. No, Alessandro segnava veramente un po' in tutte le salse. Adesso posso dire una cosa seria? Quando abbiamo preso Luca, già lì quando abbiamo preso, il giorno che ha firmato con me al direttore sportivo Franceschini, già dovevamo mandarlo via subito. Perché? Perché con grande carattere disse, siamo messi d'accordo sui soldi, che ci avrò anch'io qualche volta con l'assistito dalle trattative economiche, e mi fa, ma dopo non è che domani mi chiamate, poi me li date più sti soldi. Ma evidentemente no, era successo qualcosa. No, dicevo, però dicevo adesso seriamente che lui veramente è l'attaccante perfetto per fare ai ragazzi come si fanno i movimenti. Dico una cavolata, Ettore, grande attaccante, che ne so, lungo corto, la semiluna per attaccare profondità, perfetto. Il problema è i gol. La semiluna, come la spiegherebbe Pino Scattini in 10 secondi prima di vederci lo scherzo? Fai contro un movimento, fai incontro, perché così eviti il fuorigioco, capito? E dopo tagli verso l'interno, scarico palla dietro. Soltanto che dopo, quando c'è la mezza palla lì dentro, tu lo vuoi troppo. Saba, il contro movimento, come spiegacelo tu invece, l'attaccante Sabatino Catoggio spiega il contro movimento. Ma io c'ho lo stesso problema di Luca, quindi non ne posso insegnare io. No, comunque sì, l'ha spiegato benissimo. Io per racchiudere la mia poca vena realizzativa della mia carriera, è che io facevo un fiore e Puccio cacao sopra. La definizione perfetta. Il lancio migliore dello scherzo a Luca Pellegrini e l'imitazione da denuncia. Mi stai prendendo in giro? No, perché guarda, io guarda, non sopporto quando mi dicono le bugie. Io una volta tra la mia figlia, gli ho chiesto, l'hai lavato i denti? Mi ha detto sì, e non era vero. Io ho dato uno schiaffo, la mia moglie non metti bene denuncia. Ma scusa, quindi Pino Scattini ha chiamato l'avvocato, chi è? Paolo Bartoli. Cioè, dicendogli che ti vuole querelà perché hai fatto un'imitazione in diretta? Esatto, cioè, ma infatti... Cioè, perché l'hai imitato troppo bene, il motivo era troppo uguale, insomma. Sì, vabbè, ma dai. Ma roba da matti, dai. Resta il fatto che, non poteva più niente, sto smonto. Lui ha sempre burlato su sta faccenda, nel senso, quando vive con lei, capito così, no? Lui, Paolo mi ha detto... Tu sei che Pino non c'è 100, no? Ha
Alessiera, l'unica volta che la notte c'era una basket da Manetta 1 senza motivo. Ma io ti ho detto, infatti, assolutamente ne chiama, perché considerando come lupo cosa quel modo, era solo a mettere in testa Cerfantino, la sorpa. Detto, guardi che io non so qui che parla, ci scegli da carabinieri la Colombella. Adesso cioè, l'ho detto, cioè, io mi sono messo troppo male, Luca, cioè, non me l'aspettavo, cioè, da te, ti conosciamo così, anche perché mi chiamano gli amici miei, cioè, ma lei ha visto, cioè, ma anche il mirato del diavolo mi ha chiamato, mi ha detto, hai visto, cioè, ti stanno a prendere per il tutto, ma no, mi sembra un caso. Dice, ma chi è? Tommy, ma fila nel giusto modo, volevo dire, io fa quel che ti parma, volevo dire. No, io adesso cioè, le dico voglio andare in fondo perché me la fastidio, perché poi da te me l'aspettavo, capito? Vabbè, io non c'è niente programmato, sono gitto lì in trasmissione, nella figura che ricopro, quindi da artista è solito fare quello che Monchi Street fa, è stata una cosa adesso quindi il tuo ruolo è fare l'artista, tu sei un artista? Monchi ha chiamato come Sette Cervelli, anche in Sita c'è la Luca di Sette Cervelli, tu vuoi dire? Io che te la dico? È come se Burzigotti denunciata a Catoggio per clamidare. Vabbè, Burzigotti. Era quel che pare, giustamente. Bravi, Burzigotti è una cosa, io sono un'altra. Hai capito, Luca? Ma no, adesso. No, lascia per adesso, non va niente. Dopo, prendo dopo più tardi. Giorni... Tu prendi anche il caffè? Lassagliese, ma lassagliere che. Luca, tanto ci risentiamo, devo uscire un attimo, arrivo subito. Se sta caca sotto, è sbiancolito. A me mi sta cercando di convincere, ma Dio che ha detto da me al telefono. Che, chi è che c'ha ragione, cioè, voglio dire, dal punto di vista? Aveva avvisato, ci puoi avere ragione anche tu, ma vabbè, sì, dai. È solo dal discorso dell'amicizia, del rispetto per lui, perché io conosco fino al conosciuto, ma se tu sei tocchi la famiglia, figlia, poi dica, cioè, non si ragiona. Però dai, Piro, cazzo, ma tanto la denuncia del tipo, vai da un altro avvocato. No, spendi i soldi e non capisci niente. Ho capito, però voglio dire, ha da capire che non può fare, cioè lo stupido con qualcuno può, con me no. Ma per bene che io voglio. È solo una questione di questa. Già l'hai fatta la rinuncia? No, ci vado lunedì mattina. Io so che è lì. Ciao. Se trovate il modo. Dai, Pivo, rompe i coglioni, dai, lasciati. Quando tu sei così, quando ti stardisci. Io mi sto male. Guarda che faccio la prova. Ma che? Ma Luca, dai, gli voglio più bene che. Però voglio dire, cioè, sono le cose che non ci passo sopra. Non c'è niente. Sono fatto così, sono fatto male, perché lo riconosco da me, sono fatto male. Sai bene? Luca Pellegrini, benvenuto a Caffè Sport! Allora, comunque, se passa lì a casa. Sono stato un po' io fatto, eh? Non è stato lui, un'idea mia è stata. Tu stavi a riprendere tu. Ora smaltisco. Voglio la faccia da sbiancolito, come ti ha definito prima. Adenne è facile, sono da Cuba. Lo facciamo un applauso a Pino. L'unica cosa che mi piace dire, guarda, che è venuto talmente bene, cioè io pensavo che lui la sgamava. Quando eravamo lì, che parlavo, dopo è arrivato anche Paolo, ti giuro, non vedevo l'ora che tu entravi, perché lo vedevo che soffriva. Io soffrivo per lui. Stavo male, cioè, a vederlo che era bianco, cioè proprio l'ho visto. Però avete tagliato il pezzo in cui chiedo se avevo bestemmiato. Perché non hai bestemmiato? Reazione ottima, giusto Ale? No, comunque Pino Baffo non ci sarebbe cascato. Assolutamente. Ma è lui ne struccali. Luca Pellegrini senza parole. Stava lì, mangiava la felpa. Ero abbastanza in difficoltà, sì.
Vogliamo salutare anche Paolo Bartoli. Salutiamo l'avvocato Paolo Bartoli, avvocato in Perugia dal 1980, economico. Pubblicità gratuita, perché in luogo del... Tra l'altro Pino è stato bravissimo perché si è messo in favore di camera con la telecamera. E lui che arriva a Bartoli ha tappato tutto. Esatto. Però Pino è stato bravissimo. Fra l'altro, dove è stato ambientato lo scherzo? Al bar Lassagli, che si trova in Alba Buitoni 7C, come 7 cervelli, a correte numerosi. Ok, perfetto. Ogni 10 del mese, anzi 11 di novembre di ogni anno, offrirò la colazione a Pino Scattini a tutto l'entourage. Quindi, no, non a tutti quanti, una volta al mese, una volta all'anno, sì. Anzi, ripeteremo l'iniziativa. Però torniamo un salto indietro, perché avremo fra poco un ospite telefonico molto importante, però torniamo a quell'anno che Alessandro Baffo non ci sarebbe cascato, chissà se invece ci sarebbe cascato chi? Ettore De Vito. E devi sapere che abbiamo un'immagine proprio di Ettore da calciatore a Torgiano, c'era, eccola qua. In effetti mi sono presentato in queste condizioni. No, poi dopo l'aiutavo anche che ci allenavamo su un campo morbido, sì, quel parcheggio di sotto. No, arrivai, infatti il mister quando mi chiamò gli disse: mister, sei sicuro? Io ero a Bastia e... Avevo problemi di schiena molto... No, Bastia fatta hai fatto... Sì, l'anno dopo ho iniziato e mi feci male subito alla schiena, mi uscì un'ernia insopportabile, però Pino mi diede video e ha detto: vieni a giocare con noi, perché tanto abbiamo, e arrivai praticamente così col bastone con... De Vito, vieni a giocare con noi. Io comunque, in virtù del fatto che lui dice che non avevo vena realizzativa, perché dovevo essere pressato, se no non rendevo. Ah, sì. Quando ho pressato, io sono venuto a fare subito doppietta. Ah, okay. Visto, almeno lui. Infatti, a fine partita gli dissi: Pino, ma che mi hai preso a fare? Con chi hai fatto la doppietta? Non mi ricordo. A Marciano. A Marciano? Sì, l'ho presa male tutte le volte. Mister. L'unica doppietta della carriera di Luca se la ricorda apposta. Sì. Non è l'unica doppietta. La domenica, però, adesso senza calcio, che cosa fate? Cosa fai la domenica? La domenica normalmente lavoro al bar, quindi questa cosa mi ha assorbito in maniera pesante, devo dire. Seguo il calcio con live score. E Ettore, cosa fai la domenica? Ma io la passo in famiglia. Sono molto rilassato. Sì. Ciccio Scarsella, cosa fa invece la domenica? Vediamo la foto, dai. Vediamo la foto. Vogliamo vedere la foto, andiamo dentro con la foto. Spiegaci che cosa fai la domenica. Guarda, dopo anni e anni dove bene o male o per un motivo o per un altro, la domenica sempre impegnato, quest'anno ho scoperto... Oddio, proprio questo no, però il soft air, mi sto divertendo parecchio. Che cos'è il soft air? È la simulazione di guerra in mezzo ai boschi... Quindi in quali andiamo sulla faccia di Luca? Ci vuole venire anche lui, vuole venire anche lui. Lo vuoi andare Luca domenica con Ciccio? Ribadisco il concetto della telefonata, non si vuole fare più niente. A sto mondo. No, effettivamente mi ha invitato e penso che andrò, insomma, anche per sfogare. Sicuramente è un modo per sfogare le proprie frustrazioni. Quali sono i boschi che frequenti più spesso? Sopra Cenerente e sotto casa mia praticamente, dietro Bigi. Guarda, ora c'è la sosta di Natale, credo che sia Ale che Saba verranno con te, giusto? Assolutamente sì, sì. Quindi non è come quei tartufi, quei funghi, si dice i boschi che frequenti, si possono dire? Sì, no? Si possono dire. No, bracconiere. Non ci sono segreti. Fra l'altro fatemi ringraziare per i fotomontaggi che vedete, Federico Turriziani, andiamo se possiamo con la camera direttamente sul cellulare. Perché? Perché è proprio da fashion blogger alla Saba la foto che Federico, che salutiamo, fra l'altro anche lui ex Torgiano come vice Giampiero Ortolani, ha scattato con chi è nella foto? Giovinco. È Giovinco, esatto. Inginocchiato. Sì, sei inginocchiato Federico. Perché Federico Turriziani allena in Canada. Federico Turriziani in questa foto sembra malavitoso. Tenevo a dirlo. Ma. Però allena in Canada, proprio dove gioca Sebastian Giovinco. Fra poco ripartirà la Serie A con Federico Turriziani, allenatore, che sta cercando un attaccante che segni poco ma lavori molto per Giovinco. Sulle mezzalune. Potrebbe interessare. No, Ettore segna nella Wii. Ah, già, è vero. Se scusa, non è capocannoniere, allora col suo nome poco ci manca, vero? No. Fino alla scorsa settimana ero capocannoniere. Poi? È vero? Poi non so se gli altri hanno segnato, quindi. E comunque mio babbo mi diceva sempre: tu, sì, Luca, sei un attaccante intelligente.
Perché? Perché disegna il tanghiamento. Ettore segna sempre su rimesse laterali, un po' quelle che erano la specialità di Ciccio Scarcella. Dunque, anzi, ci guardiamo proprio una rimessa di Ciccio che abbiamo ripescato. Abbiamo un Ciccio Scarcella. Giocavamo insieme anche a Umberti. Anche a Umberti, certo, in la Tiberis. Eccolo qua, questa è la rimessa di Ciccio Scarcella. Che ci rivediamo. La maglia sì, è quella della Tiberis, infatti. Sì, è lui. È una partita Tallinn, questa, Almorandi di Tallinn. Lui fa queste evoluzioni. Ma lui le faceva così. Prima di sparare domenica fa queste evoluzioni in mezzo ai boschi. Queste le faceva veramente così. Sì, aspettavo, grazie. Chi è questo? Vediamo se lo riconoscete. Chi è in realtà nella rimessa laterale? Famosissimo, un giocatore che è passato alla storia solo per questo. Struccali, chi è? No, è il cugino di Struccali. All'anagrafe Saba, chi è? Callaste. Risto Callaste, giocatore estone, che è rimasto famosissimo. Anche ma tu, Ciccio, pensavi veramente fossi tu? Ci ho creduto. Io ho avuto la fortuna in diretta di vedere queste. Quando l'hai fatta una rimessa così live? So che Chiodo Rossini te le proibiva di Aruta, vero? Sì, ma Umberti soprattutto perché il campo si prestava. Infatti lui poteva giocare solo sui campi con la pista. Sennò partiva dalla pista. Vero. Però anche quando segnava, lui l'esultanza era fare la capriola. Ah sì? All'indietro però. Se tu avessi ritrovato il gol che ha fatto con la Tiberis in casa. C'era la foto di a testa in giù. Tipo Martins, no? Perché era il gol dell'ex, se non sbaglio. Pino, tu gliela viste mai fare queste capriole su rimessa a Ciccio? Sì? In allenamento? Non li facevamo, ogni tanto li chiedevamo. Ex, non si poteva vedere. No? Dovevo recuperare i soldi di De Vito, capito? Quindi allora ginnasta. Capriole. Ah sì? Dovremmo avere, credo, la telefonata, chiedo conferma, a Daniele Tomassoli in regia. Allora, vuoi introdurlo tu? No, non sai neanche chi è al telefono. Però ti dico solo che per quanto riguarda aneddoti, chicche di quell'annata, soprattutto lui è uno che non si è perso una rimessa laterale di Ciccio Scarcella, se le sognava anche la notte. Buonasera, Ilario Fuscagni. Buonasera a tutti. Abbiamo visto un Ciccio Scarcella versione Risto Callaste, so che tu veramente eri il più grande fan di Ciccio quando si portava a battere le rimesse laterali, è vero? La versione circo, sì. Ciccio aveva questa cosa entusiasmante. Allora, senti, una definizione, nel frattempo ci vediamo una tua foto ritratta nei momenti migliori. No, mamma mia, ragazzi. Ma devi sapere che quando torna dall'allenamento a Mugnano torna sempre così, stremato, Pino. Non so che cosa hai preso del Pino Scattini allenatore, Ilario? Del Pino Scattini allenatore ho preso tante botte in allenamento, sulle partitelle sicuro. E dopo no, adesso a parte gli scherzi. Pino allenatore lo conoscono tutti. Io del Pino allenatore persona ho preso tanto l'umiltà, la schiettezza e la sincerità a livello calcistico, perché è una persona eccezionale. Ilario, ti abbiamo chiamato per ridere, non per piangere. Livello calcistico, Pino, vabbè, lo conoscono tutti come allenatore, perciò come persona mi ha lasciato tanto. Senti, di Ettore De Vito invece che ricordo hai? Ettore De Vito è già venuto a giocare a calcio a tennis praticamente quell'anno. Solo il giovedì. Perché, sì, c'era problemi con la schiena. Però vincevamo sempre, se giocavi con me vincevi sempre. Era fortissimo, calcio a tennis era fortissimo, sì. Su Ciccio Scarcella abbiamo detto delle proverbiali rimesse, vuoi andare anche tu a fare soft air con lui la domenica? No, se io ho un problema di ginocchia, atteso come lui non ci riesco a stare. Non ce la faccio rialzarmi, sicuro. E una chicca su Luca Pellegrini ce la dai invece? Beh, Luca Pellegrini era l'uomo spogliatoio. Un campo poco, movimenti tanti, gol pochi, però nello spogliatoio era attivissimo. Però aspetta, volevo ricordargli che hanno fatto dietro almeno 20 arrosti dopo che avevo recuperato le partite. Però va bene. Però praticamente Luca se lo fa quando ci allenavamo insieme, come quando sono a giocare a calcetto con gli amici. Te spogliavi, facevi il sacco e portavi in campo, perché sennò succedeva di tutto. La domanda gli posso. Sì. Ilario. Sì. L'hai venduta la macchina d'ambulante con la Golf bianca? No, l'ho venduta, anche per strada me l'hanno. Era una casa, cioè, che macchina era? Era una Golf. A Torgiano
A Torrigiano gli hai finito i soldi tu, gli hai finito, io non volevo comprarmi una macchina nuova. È vero, è vero. L'ho rivista, quella macchina l'ho rivista alla festa della Mazzano, sì, fuori prima dell'entrata, Lucia le bancarelle, sì, la priva, un venditore. Senti, però so che Luca Pellegrini c'ha un certo feeling con Alessandro Baffo, soprattutto dalla pasticceria dintorni, è vero Ilario? Sì, praticamente Luca sostituiva la panna montata dei cannoli con la schiuma da barba. Perché? Perché Baffo correva 5 minuti prima, andava dentro il spogliatoio, facevano le paste per mangiare qualcosa più degli altri, allora alla fine Luca era scocciato da sta cosa e... fregava così. Ma io veramente ho fatto questa, perché c'è stato. Io veramente ho fatto questa cosa. Abbiamo anche una foto che attesta, guarda, abbiamo un documento proprio fotografico che attesta il momento in cui tu stavi per compiere quest'atto nei confronti del povero Alessandro Baffo, con tanto di schiuma da barba al posto della panna nei maritozzi e nei cannoli. Eccolo qua, vediamo Luca Pellegrini che sei bellissimo così. Sì, sì, sì. Senti, invece so che è passata alla storia uno schiaffo correttivo di Pino, giusto Ilario? Sì, è la prima giornata, mi sembra, a Marco Fanini, fuori quota. Perché? Perché alla fine del primo tempo praticamente Marco non stava andando benissimo. No, non a caso anche oggi l'ho visto al lavoro, per lavoro ci incontriamo spesso e... Il mister, allora io, insomma, gli facevo le domande, ci parlavo, gli dicevo una cosa e lui invece che rispondermi rideva, scherzava con altro, no? Tra il primo e il secondo tempo, poi era 88, mi sembra, 16 anni, l'ultimo poi fuori non la sentiva la l'ultimo fuori quota cioè era 85, quindi lui 88, sì, 88. Gli detto, scusa, ma ti sto parlando, che fa? Sì sì, mister, e si rigira. A un certo punto mi si è chiusa la vena, strano, mi si è chiusa la vena e mi è uscito uno schiaffo, però ancora mi dice brano, grazie. Ancora ti dice grazie. Questo confermo io. Gli ho fatto capire, sì, come funziona il mondo dei grandi, subito. E quindi hai capito subito. Io non ho visto niente. Tu non c'eri, Luca, o se c'eri dormivo. Solo sentite. Però ditemi chi si ricorda Ilario Fuscagni che con il pallone in mano. No, lo lasciamo raccontare a lui, lo scherzo che ha fatto a Orvieto, a quel ragazzo, il portierino. Ti ricordi, Ilario? Mi ricordo, sì. Insomma, poi, cioè, in pratica sì, facevo finta di sgonfiare il pallone con le mani facendo il rumore dell'aria con la bocca. Adesso se non lo vedi non è facile. Se c'è Luca lì può fare tranquillamente... Venne in portiere, non so se era in prova perché non c'avevamo il secondo quartiere, era un ragazzo di fuori. Aspetta, c'è la manacca. No, non so. Insomma, il pallone con le mani perché però lui prende il pallone sulle mani e fa, guarda, tu mi hai visto come si sgonfia un pallone con le mani? E quel bambino, quel ragazzo fa no. Ah, lui faceva finta di sgonfiarlo, però faceva il rumore con la bocca, sembrava proprio che il pallone si sgonfiava. E questo guardava tutto. Come fai? Hai detto, fai prova. È stato un giorno. Minuti, è stato mezz'ora con quel pallone. Vi ricordate anche il nome o sorvoliamo? Tu, Luca, no, sicuramente. Il nome. Ma a me sa c'è stato poco. Posso fare una domanda, Ilario? Sì, certo. È stato quel giorno, poi ho visto che andava in casa di rimanere. E è partito. Ilario. Sì. Ilario. Sì. Ciao, buonasera. Senti, te la ricordi l'aneddoto di ballare imballato nello spogliatoio? No, lascia perdere. No, non ricordo. Allora, Luca, vai. Vabbè. Allora lo racconta Luca, Ilario, vai. Allora, dopo X sconfitte sempre, sì, per colpa di Fuscagni. Ecco. No, ancora era all'inizio. No, ok. No, il martedì allenamento... Ma no, il girone d'andata sono andata alla grande, oh. Sì, no, l'abbiamo già detto. Con una festa natalizia, bagordi, Luca Pellegrini in riporto. Portato ubriaco, abbiamo subito le conseguenze della festa natalizia al giorno di ritorno. Purtroppo timballo. Sì. No, che timballo. Gli disse il martedì dopo una sconfitta, disse la partita e poi tu Ciccio, tu che fai lunedì? L'ho saputo, che fai lunedì? E Ciccio, mister, vado a ballare il latinoamericano. E lui, lo vedi? Non ci devi andare a ballare. E dico, ma perché? Scusa, mister. Ma secondo te perché si dice imballato quando uno è imballato? E noi, no, forse non è per questo. E la frase non si capiva effettivamente se... Però Ilario l'ha capita. No, Ilario, eccolo, lo vediamo Ilario cosa sta facendo. Dorme. L'abbiamo. Vabbè, ma io il martedì dopo la partita delle Ruta ne voglio parlare.
Cosa era successo? Non è successo niente a Di Ruta. Sei gol. Quanti? Sei gol, mi sembra. E per colpa tua quanti? No, è un paio. Ah, okay. E Pino cosa disse negli spogliatoi? No, gli spogliatoi niente, il martedì non volevamo uscire dallo spogliatoio. Perché ci ha fatto allenare da sole, fate quello che cazzo vi pare oggi. era furioso. Io non ho mai perso 6-0. Sì. Non avevi mai perso 6-0? No, quel giorno gli dissi che oggi allenamento fate quello che vi pare, perché non è neanche giusto che io alleni. Sì, infatti. Sì. Beh, sempre per stimolare, certo. Come se vai tutti in analisi. No, il giorno dopo. Parlando di Pino, è stato uno degli allenatori che mi ha fatto una cosa bellissima. Io ero il terzo anno che stavo in Umbria, giocavo a Deruta-Bastia, finì 2-0 per il Bastia, visto perdi una partita. Io allenavo il Bastia. Perdi la partita, non sei felicissimo. Allora mi vedo questo, come io non conoscevo nessuno, ero arrivato da pochissimo. Mi vedo l'allenatore che mi corre dietro e dice, adesso devo pure litigare. E invece viene e mi dice, guarda, complimenti, l'anno prossimo qualsiasi squadra vado, sei il primo giocatore che chiamerò. E non ti ha portato. Invece sì. Ti ha portato è stata bellissima. E poi da lì sono stati tanti anni. A Semonte, dove mi chiamò il mister per andare a giocare, e a quel punto mi ho fatto bene a domandargli, ma è vero che mi date sti soldi pure? No? Perché prima mi chiamò pure poi non si è fatto. Non ti ha chiamato più e ha portato a Semonte chi? Tu, perché non hai portato Ilario Fuscagni e qui lo salutiamo? Ah, perché gli segnavo le punizioni io. Giocando secondo gli facevo sempre costo punizione, infatti l'anno a Torciano. Quando mi dicono c'è la possibilità di prendere Fuscagni, dico subito. Dico, tutti gli anni che ci ho giocato, tutti gli anni che ci ho giocato contro, mi faceva sempre gol su punizione, su calcio. Quell'anno mi ha preso dopo 5-6 giornate e mi ha detto ma me lo fai apposta? Senti Ilario, noi ti ringraziamo, gli facciamo un applauso. Ciao Ilario. E ti lasciamo sul tuo divano. Ah, volevo sapere se mi portavi una maglietta di quelle del lavoro. Va bene. Grazie, che ancora l'avanzo da 12 anni fa. Sì, c'è, ma le maglie della Perugina, quelle del lavoro, dell'ANA. Che chiaramente non si toglieva. La maglia della salute. Ci allenava, ci lavorava. Tutto. Buona abbiamo... giornata e buon proseguimento. Ciao, Ilario. Ilario. Allora, fra poco un momento di grande televisione, duetto musicale, Luca Pellegrini con Ale Saba. Prima però abbiamo 2 minuti e mezzo, torniamo, stasera parliamo di calcio come non mai, perché abbiamo gente che di calcio vero ne mastica e ne ha masticato. Ci guardiamo anche che cosa? La vittoria della Narnese ieri nel recupero contro il Petrignano. Sai anche il risultato, Luca? Vediamo. Infatti mi vedo anni qua per il Petrignano. Petrignano, Narnese 1-3. Io quando giocavo il Petrignano faceva la prima categoria della Narnese, la Serie D. Com'è cambiato il calcio? Petrignano, Narnese 1-3 nel servizio di Sandro Della Vera. Mercoledì 6 dicembre al Francesco Cicogna di Petrignano si è giocata la gara tra il Petrignano e la Narnese, valevole per il recupero della 12ª giornata del campionato di eccellenza regionale. Non fu disputata per la prematura scomparsa del direttore generale, l'indimenticabile Enrico Gambelunghe. Ha diretto la gara il signor Giorgi di Città di Castello, i signori Baroni di Foligno e Mattoni, anche lui di Città di Castello, i suoi perile. Pronti e via, Narnese subito pericolosa al primo minuto con Nici che seppur defilato impegna Alunni sul capovolgimento di fronte a Menichini che conclude, ma il tiro è centrale ed è facile la preda di Cunzi. Ancora Narnese al decimo con Quondame che conclude con palla appena fuori. Al 15° sull'altro fronte Battistelli per Mulas, la conclusione è Cunzi che si allunga e rinvia con l'aiuto della difesa. Al 18° angolo per il Petrignano, Fabrizi per il velo di Iachetti, la conclusione di Giuliacci e Cunzi che salva a terra. Cresce la spinta offensiva del Petrignano e 60 secondi dopo ci prova Menichini al volo, ma la sua girata è alta sulla traversa. Al 35° è Battistelli che conclude con ancora una volta Cunzi non si fa sorprendere. Al 45° Narnese in vantaggio e Quondame per Chiani che gira su Fenici che conclude con un tiro non irresistibile
e supera il numero 1 alunni. Primo tempo che termina con l'Ananese in vantaggio per 1-0. Grazie al contributo di immagini filmate da Leonardo Antonelli e da Giorgio Polli ai bordi del terreno di gioco, passiamo al commento della seconda frazione. Al settimo l'Ananese raddoppia e Fabis, che la palla a piede invece di appoggiare si fa attaccare dal numero 13 Proietti, che gli ruba la sfera, avanza e in uscita infila Alunni per il gol che vale il 2-0 ospite. Prova a reagire il Petrignano al 22esimo con Battistelli, che dalla corsia di destra conclude, ma la sua conclusione è troppo sul portiere, Cunzi blocca a terra. Al 49esimo l'Ananese cala il tris, il numero 2 Colarieti, che si invola sulla corsia di destra, si aggiusta il tiro e conclude con un forte gran tiro che terra aria supera Alunni. Al 46esimo Menichini, poco servito a dire il vero in questa gara, da sottomisura realizza il gol che vale il 3-1. È tutto dal Francesco Cicogna, ribadisco il risultato finale. Petrignano 1, Narnese 3, vi ringrazio tutti voi che ci avete seguito, augurando un buon proseguimento di serata. Sandro Della Vedova, linea allo studio. Ed eccoci di nuovo insieme. Allora, come detto, rientreremo con una chicca tutta da ridere, soprattutto con il duetto musicale, che è la cosa più attesa della serata, in senso assoluto. Il duetto in tre, bravi, sì, il duetto, perché Ale Saba è... Ah, è uno. Cioè, scusa, no, lungi da me correggerti. È su Loda. È su, bravo. Devi con Ale già te l'aveva servita, vi intendete, a meraviglia. Il gol di Colarieti alla Ciccio Scarcella, dicevamo, giusto? Io Ciccio l'ho sempre apprezzato per la PlayStation la sera a casa sua. Sì, eh? E basta. Solo per... No, Ciccio grosse che te, per essere un difensore, considera che poi lo chiamai anche a giocare a calcio a 7 col Melaldo International, ah, sì? Squadra di Casa del Diavolo. Ah sì? Ah, e sorprese tutti. A proposito di calcio a 7, sì, un messaggio per il mister Scattini, no, seriamente. Perché l'altra sera a calcio a 7 hai passato la palla a uno che allacciava le scarpe invece di tirare in porta? Ah, non è firmato. Anche questo, quindi. Un messaggio, no? No, a Cagliari l'ho viste tutte, però ogni tanto ce n'è sempre una che non ha mai visto, cioè, come dico sempre quando, sì, alleno, cioè, tu ne provi 100 e poi ce la 101. E cosa ti è capitato? A velocità nostra, Wisp, quindi faccio il triangolo col Ciuca, sì, uno, do la palla a uno dei nostri davanti alla porta, noi che stava a fare? Si stava a allacciare le scarpe davanti alla porta. E non ha fatto il gol, ho detto, ma mi sono sbagliato. Alla De Vito. Fascia pubblicitaria, 2 minuti di nuovo qui a Caffè Sport. Non è firmato. Stavolta è andata bene, auguri! Ciao nonno, sono Roberto, mi lasci un quantello per fare il tatuaggio? Certo, coppia. Sali qua. Ciao nonno, sono Silvia, mi dai 50 euro per andare dalla parrucchiera? Va bene. Grazie. Peppe, un po' mettete sti occhiali. Ciao nonno, sono Lucia, mi dai 50 euro per andare a vedere il concerto di Fedez? Sì, ma gli altri 100 dai da Simone per gli occhiali. Uccello! De Milano. Mondottica. Mi dice Xotoscano. La tua sicurezza a 360 gradi. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. Assicurazioni furto, incendio, RC auto, vita, accantonamenti pensionistici, finanziamenti e premi a tasso zero. Consulenza specializzata. Ci trovi a Perugia, via Briganti 93. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. E non sbagli un colpo. Dacci un taglio, vieni da Effetto Donna, il centro numero uno nel taglio moda e nella ricostruzione del capello. Creiamo bellezza ecosostenibile attraverso l'utilizzo di prodotti Davines, naturali e riciclabili.
trattamenti anti-age e anticaduta, shampoo conditioner, trattamenti con acido ialuronico. Ci trovi a Perugia, Ferro di Cavallo, via Gregorovius 33A. Effetto donna, la bellezza alla portata di tutti. Cerchi un posto dove trovare tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute e il tuo benessere? Vieni allo studio fisioterapico Fisio Salus, un poliambulatorio a disposizione per ogni tua esigenza, con un'equipe di specialisti pronti ad assisterti a 360 gradi. Fisio Salus non è solo attività ambulatoriale, ma soprattutto fisioterapia avanzata. Luca Rosi e il suo staff di fisioterapisti sapranno trovare la soluzione giusta per te, con professionalità, competenza e tecniche all'avanguardia. Fisio Salus è convenzionata con gruppi assicurativi, società sportive dilettantistiche e professionistiche ed è partner sanitario della Seal Safety Volley settore giovanile. Ci trovi a Perugia, strada Tiberina Nord 24, Ponte Felcino. Fisio Salus, molto più di un semplice ambulatorio. Lava là, lava e stira tutto, anche Ale e Saba. Il luogo ideale per le colazioni e i tuoi aperitivi? Il Bar Bellucci, ricevitoria, edicola, tabacchi. Ti sei dimenticato di fare la spesa? Il Bar Bellucci è anche alimentare. Lo trovi a Resina, strada Tiberina Nord 315. Vieni a seguire tutta la Serie A, le gare del Perugia e la Champions League sul nostro maxischermo. Dalle 6 a mezzanotte il Bar Bellucci è sempre aperto per te. Semplice come bere un caffè. Sofia. Di nuovo insieme a Caffè Sport, hanno approfittato della pausa pubblicitaria per scaldare l'ugola Ale Saba e Luca Pellegrini. Poi, Pino, puoi pure leggerti l'almanacco, fai pure continuo, poi ti interroghiamo, leggitelo pure senza problemi. Nel frattempo a casa vi lanciamo un mini sondaggio prima del duetto musicale che è piaciuto a Luca Pellegrini sulle chicche televisive, perché lunedì sera Silvano Baccarelli ci ha regalato una perla assoluta in diretta dal Curi che noi di Caffè Sport abbiamo subito colto e che abbiamo deciso di affiancare altre due chicche celebri che voi da casa potete votare per indicare qual è la migliore al 344-0575-758. Nel post partita di Perugia-Ascoli ci gustiamo Silvano Baccarelli. Ha incitato, ha gridato anche il Perugia siamo noi, poi si è fatto qualche fisco alla figa, alla fine Luca, beh insomma se ne meritavano tutti. Avrei voluto vedere la faccia di Luca Rutili qui al posto del sottoscritto durante lo speciale a tutta B contropiede con Giordano Baccarelli, avrei voluto vedere anche quella di Giordano sinceramente, un lapsus però che ci può stare, no Pino? Ti è mai capitato a te un lapsus così? Succede soprattutto nei spogliatoi, sì, molte volte. Però Luca, ve l'abbiamo detto, è con Ale e Saba al bar, fra poco ci vedremo, ti stavano già cercando da casa. Luca, qual è celebre e un po' come ha fatto Silvano Baccarelli, chi è una celebre conduttrice TV che ci regalò una chicca simile? Vediamo se ti ricordi. Vediamo un po' l'aiuto da casa. Che cucinava. Ha fatto gli anni da poco, credo ieri. Facciamo gli auguri. Ad Antonella Clerici. Ah, gli auguri ad Antonella Clerici e li facciamo così. Voglio dire, io non posso vivere senza calcio. Completare il trio, stavolta era trio, giusto Luca? A completare il trio abbiamo anche chi? Alessandro Bonan.
Molto difficile capire, figo, dove vuole andare a parare con quelle fighe. Dove vorrà parare? Ma Alessandro. E ripescato da Mai Dire Gol. Quindi Silvano Baccarelli, Antonella Clerici, Alessandro Bonan, votate da casa. Intanto noi ci gustiamo un l'assaggi assolutamente inedito e live. Che non so che vuol dire. Parlo con De Milano, mi dice il suo toscano. Parlo con torinese, mi scambia per pugliese. Dove che fè nel son, nel sè, taluta, metate. Io so, tu sei, io vo, tu vè, taluta, metate. Cane cani, fane peni, fame femi un po' sbaglia, capito? Scale, schede, sale, sere, mani e meni, la A diventa E, l'assaggi. A me non viene più fino. L'assaggi allora. L'assaggi, bravissimi. Scalerà le hit italiane ed internazionali. La grande richiesta, la prima strofa solo alla Pino Scattini ce la devi fare. Vai. Parlo con De Milano. No, no, però poi inquadrate con musica, vai. Parlo con De Milano, mi dice che sono toscano. Parlo con torinese, mi scambia per pugliese. No, cantandola però, così no, è troppo non facile. Mi viene, capito? Alziamo il livello, vai, proviamo. No, che se la canto non mi viene la tonalità di Pino. Assolutamente, è vero, è vero. Live. Parlo con De Milano, mi dice il suo toscano. Ce la fai tu in diretta fino allora, vai. Andiamo io? Subito, no, sì. No, io sono più stonato a me. Chiedimi tutto, ma non devi cantare, guarda. Cioè, comunque ne abbiamo raccontato la più bella di tutte con Luca Pellegrini. E qual è la più bella? Con, perché quelle sullo spogliatoio di Troggiano erano attaccati, il mio e quello loro, no? Sì. Ah. Un giorno Ettore mi fa, guarda che c'è Luca che ti imita in te spogliatoi, ti sta sempre imitando. E allora tu fai una cosa. La spia come baffo. Allora gli fa fammi una cosa, quando inizia oggi, che insomma, tu glielo chiedi, dici, mi bussi sullo spogliatoio, io gli entro subito. Allora a un certo punto lui, no, no, non ci vuoi, inizia a imitarmi in mezzo allo spogliatoio, lui mi bussa, entro di corsa, lui rimane tutto lì, e adesso voglio vedere se c'è il coraggio di finire fino alla fine. E che cosa gli hai detto, Luca? Niente, io la soffrivo la sua figura. Ti metteva pressione, sì, eh? Sì, sì, però c'era la bella cosa di quell'anno, a parte la sviolinata che gli ha fatto Ilario, che a parte che è tutto vero, sì. Nel senso, io mi ricordo che, questo ve lo dico a te Ciccio e a Ettore, per farvi sentire importanti, perché tanto avrà fatto anche con te, però prima di una partita, mi sa, con l'Arronese, giù da loro, venne da me e mi disse, io non so più che fa, mi fido solo di te. E chiaramente l'hai detto anche da Ciccio, da... E ti ha mandato in tribuna, giusto, se non sbaglio? No, ho fatto due. Ah, segnato. Sì, comunque sì. L'ultima volta che avevo sentito Arronese, credo fosse il 1978, sì. Per questo ti facciamo i complimenti. Parliamo di cose serie. Per vincere un campionato, tu però... Era l'Arronese, oh. Era l'Arronese. Arroni. No, no, era l'Arronese. Per vincere un campionato, puoi riprendere pure il tuo posto. Intanto. Sì, ma più l'almanacco per controllare che ci sia Arronese. Dicevamo però, parlando seriamente, per vincere un campionato tu hai avuto bisogno di un capitano particolare. Dammi la penna, quella scrive a sé su Arrone. Vabbè. Quindi potremmo dire un capitano, c'è solo un capitano. Buonasera a Fabrizio Fabbi. Buonasera a tutti. Scusa Fabrizio. Possiamo dirlo, no? Piccione promosso l'anno scorso dalla prima categoria alla promozione con Fabrizio Fabbi come capitano. Sì. Intanto un saluto da mister Scattini. No, hanno perso tutti la voce, non ci crede nessuno, Fabrizio. Ora abbiamo ricomposto i devo sette dire che, no, intanto so che Fabrizio Fabbi imita Pino Scattini. Quindi ah sì, imita favore, Pino, sì, anche sì. Tu Fabrizio lo imiti? Sì, no, io sotto bando. Per evitare le denunce. Sotto bando. Era tutto calcolato. Abbiamo anche questa è la targa, ricordo, sono le classiche... Targhe, le classiche immagini quando uno ha appeso gli scarpini al chiodo. A te chi te l'ha data, Luca, questa targa, ricordo? Te l'hanno mai consegnata? No, no, assolutamente non ho lasciato nessuna impronta importante a Piccione, quindi non ho meritato questa targa. Sì, però sottolineo che questa targa che vedete è chiusa.
Ah sì? Di solito le targhe si espongono dentro casa, questa è chiusa perché era una sorta di targa che sembrava fossi morto. Fatto, salutiamo anche il presidente del Piccione. Su Pino Scattini che cosa ci vuoi dire? Visto che lui in estate aveva rilasciato un'intervista, ti aveva anche insomma ringraziato, citato in maniera particolare, tu vuoi cogliere l'occasione, Fabrizio, per restituire il favore a Pino? Beh, Pino, io non ho un grande trascorso come i colleghi che vedo qui in TV, eh. Saluto a essere De Vito, Tizio, eccetera, però sicuramente per me è uno degli allenatori più bravi che ho avuto, però non solo lui ha un grande secondo che forse non se ne parla, però un grande secondo che è Francesco Rossi. Ci ha spiazzato, non ce l'aspettavamo, eravamo d'accordo, avremmo dovuto fare altre cose. Vuoi dire qualcosa tu a Fabrizio? Ti dico una cosa, Pino mi conquistò dopo 3 o 4 allenamenti. Sì. Io feci un'entrata bruttissima perché io non sono nuovo a questo tipo di cose, a un fuori quota, un'entrata bruttissima allenamento, poi questa palla finì a un mio compagno che la perse con sufficienza. Lui fermò il gioco, venne da me, mi guardava brutto perché l'entrata era veramente brutta, e mi disse: hai visto, tu sei sbudellato e il tuo compagno con semplicità l'ha persa. A me bastava molto meno per dargli una coltellata. Dopo quanti allenamenti? No, ma è giusto, no? Lui ha fatto un'invenzione, ma cioè lui si è rotto una gamba quasi per recuperare una palla e poi la recupera dal compagno, la compagna la perde. Cerchiamo di utilizzare dei termini tecnici. Ha fatto un'entrata a scoscia lepre. È giusto, no, Ettore? Una coltellata sarebbe. No, ma il mister c'ha, a parte tutto, è veramente un allenatore che trasmette passione per questo sport che è il nostro sport, insomma il calcio, che penso che sia lo sport più bello che c'è per tutti noi. Quindi mister veramente trasmette passione, ci mette tanta passione, che trasmette talmente tanto che aprirà un'emittente. Tanto lo saprete che il mister ha un debole per i tacchetti. Lui ha questa visione del tacchetto, se è umido il tacchetto deve essere sempre da lumino, se è asciutto uguale. Quindi io, diciamo, tramite un amico che è una grossa azienda, siamo riusciti, diciamo, a creare un tipo di tacchetto che potrebbe speciale, particolare, che ci guardiamo allora. Abbiamo anche un contributo fotografico proprio, che ci guardiamo, su misura è proprio il caso di dire, Fabrizio? Sì, sì, su misura per il giocatore tipo di pacchetto modello Scattini. Tipo l'entrata tua al fuori quota. Senti, ti vogliono salutare anche Alex Saba. Ciao Fabrizio. Sì, un saluto ad Alex Saba e vi ringrazio per la lezione acustica. Grazie. È piaciuta. Oh, ma c'è un aneddoto, Fabrizio, eri in un Malta, sei stato sempre un po' zozzo, no? La prima volta che ci siamo ritrovati contro, gli ho dato una zampata io. Ah sì? Sì, ci è rimasto malissimo, dopo anni però me l'ha data. E indossava le scarpe che abbiamo visto proprio. Facciamo, abbiamo fatto con questo tacchetto. Fabrizio gli disse a Catoglio: o non ti accordi chi so o mo conosco. Sette cervelli live quando e dove? Prossimamente? No, aspetta, non lo dire Fabrizio, vediamo se si ricorda Luca. Sai cosa mi ha detto? Per fargli cantare l'assaggi portagli il testo perché lui non la sa. Esatto, ma infatti già ho fatto tutt'oggi in macchina con Bluetooth a riascoltare la canzone. Senti, quindi live dove e quando? Live siamo domenica 10 dicembre al centro commerciale Ipercoop di Collestrada, dove condurremo un cruciverba in perugino dalla regia, però la gente ci vedrà sullo schermo gigante senza vederci fisicamente. Una cosa, cioè, proprio... Guarda, c'ho i coi, E quindi, Fabrizio, ce lo confermi anche tu, dovrà dare sola a Ciccio Scarcella domenica prossima, sarà impegnato. Niente soft air. Non ci sono. No, vabbè, ma Ciccio Scarcella attualmente ha un look più da cinghialata. Comunque la proposta, l'anno di Torgiano mi sa che era il primo anno che iniziava dei cosetti cervelli. Ricordo, a fare i doppiaggi, sì. Sì, esatto. Sì, sì. Proprio una sera di queste
Infatti la sera non dormivo per fare i doppiaggi, per fare la domenica, ero poco lucido sotto porta. Infatti. Grazie anche a Fabrizio, grazie davvero, grazie. Facciamo un applauso. Consiglio prima di salutare a Cicchi di cambiare posto, perché non so come fanno a sentirsi l'imbarazzo vicino a lei. Ah, Enrico sarebbe Ettore De Vito? Sì, sì, beh, attualmente è vestito, rappresenta il meglio di Puccinelli, questa. Sua maestà, sì. Sua maestà Danny De Vito. Domani ti chiamo. Che per tornare a un mese fa, volevo sì. dire che anche Fabrizio è del Rione Sant'Antonio Ramazzano, per di contorno. Ecco, per chiuderla qui, insomma, tanto per tornare alla festa dei patroni di Ramazzano. Sì. Grazie. L'ultima domenica di maggio. Esatto. Anche no, Pino sta ramazzando. Anche Pino. Sì. Allora, vicino, anche Pino. Vicino, vicino. La parrocchia è quella. Allora, Benza ha chiuso, ha deciso in autonomia di chiudere. Perfetto, ha chiuso la telefonata, benissimo, ai tempi televisivi perfetti, Fabrizio. Noi che facciamo? Ci fermiamo di nuovo un minuto e mezzo al rientro, alle Saba live ancora con la loro nuova. Siamo addirittura all'arrivo, fra poco, sempre qui a Caffè Scuola. Ma perché c'ho messo la Ronetta? Stavolta ti è andata bene, Auguri! Ciao nonno, sono Roberto. Mi lasci incontrare per fare il tatuaggio? Certo, no. Sono di qua. Ciao nonno, sono Silvia, mi dai 50 euro per andare dalla parrucchiera? Va bene. Grazie. Peppe, un po' mi prende questi occhiali. Ciao nonno, sono Lucia, mi dai 50 euro per andare a vedere il concerto di Fedez? Sì, ma gli altri 100 dai da Simone per gli occhiali. Uccello! Mondottica! Per vederci sempre lungo. La tua sicurezza a 360 gradi. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. Assicurazioni furto, incendio, RC auto, vita, accantonamenti pensionistici, finanziamenti e premi a tasso zero. Consulenza specializzata. Ci trovi a Perugia, via Briganti 93. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. E non sbagli un colpo. Dacci un taglio. Vieni da Effetto Donna, il centro numero uno nel taglio moda e nella ricostruzione del capello. Creiamo bellezza ecosostenibile attraverso l'utilizzo di prodotti Davines, naturali e riciclabili, trattamenti anti-age e anticaduta, shampoo conditioner, trattamenti con acido ialuronico. Ci trovi a Perugia, Ferro di Cavallo, via Gregorovius 33A. Effetto Donna, la bellezza alla portata di tutti. Cerchi un posto dove trovare tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute e il tuo benessere? Vieni allo studio fisioterapico Fisio Salus, un poliambulatorio a disposizione per ogni tua esigenza, con un'equipe di specialisti pronti ad assisterti a 360 gradi. Fisio Salus non è solo attività ambulatoriale, ma soprattutto fisioterapia avanzata. Luca Rosa e il suo staff di fisioterapisti sapranno trovare la soluzione giusta per te, con professionalità, competenza e tecniche all'avanguardia. Fisio Salus è convenzionata con gruppi assicurativi e società sportive dilettantistiche e professionistiche ed è partner sanitario della Sir Safety Volley settore giovanile. Ci trovi a Perugia, strada Tiberina Nord 24, Ponte Felcino. Fisio Salus, molto più di un semplice ambulatorio. Porta
Porta in tavola il meglio. Porta in tavola carne genuina e frutta fresca a chilometri zero. Agricola Tardioli, a Sant'Angelo di Celle, carne suina, bovina e pollame, direttamente dall'azienda ai punti vendita. Frutta fresca ogni giorno, raccolta e consegnata giornalmente nei nostri negozi, con la qualità che ci contraddistingue. Seguici su Facebook e clicca mi piace su Agricola Tardioli, Perugia, in via Petrarca 32. Agricola Tardioli, dalla nostra campagna alla vostra tavola. Luogo ideale per le colazioni e i tuoi aperitivi? Il Bar Bellucci, ricevitoria, edicola, tabacchi. Ti sei dimenticato di fare la spesa? Il Bar Bellucci è anche alimentare. Lo trovi a Resina, strada Tiberina Nord 315. Vieni a seguire tutta la Serie A, le gare del Perugia e la Champions League sul nostro maxischermo. Dalle 6 a mezzanotte il Bar Bellucci è sempre aperto per te. Semplice come bere un caffè. Sofia. Eccoci di nuovo a Caffè Sport, fa la sua comparsa il bastone per i selfie, dunque è chiaro che siamo in dirittura d'arrivo. Poi si parlava del post trasmissione, cena all'Assagì, la domanda era fino a che ora lavora il cuoco, fino a che ora? Fino a che è finito. Gli orari di lavoro imposti da Luca Pellegrini. Sì, sì. Devi sapere che Ale Sava hanno spopolato fra gli anziani, fra virgolette, dopo il filmato al mercato, chiaramente conosciuti da tutti i calciatori, donne niente, ma lì cercheremo di fare il meglio possibile, provano a spopolare anche fra ai teenager. Tu conosci benissimo questa canzone, no Luca? Andiamo dentro. Vuoi capire perché in questi due territori importanti si verifica una statistica? La conosci Coz? Sì, Coz, sì. È il mio preferito. No, conosco però... Non, anche conosco, Ciccio Scarciella. Conosco un paio di canzoni, però adesso non so molto. Ciccio l'ha nell'iPad mentre va a fare i software. Purtroppo a differenza tua e loro lavoro, quindi non ho molto perfetto. Tempo. Perfetto. Bene, la musica non c'è di Coz, diventa una cosa più economica, non c'è, by Alessandro. Vorrei mangiare tante cose ma non so da dove iniziare, mi vorrei ingozzare, non farmi scivolare addosso questo pesce infame, dammi una forchetta e un coltello per favore, ho fame. Penso che con le bacchette non sono propenso, mi continuano a cascare, e tu che le sai usare anche col cellulare. C'è troppo sushi nella mia panza, nella borsa se avanza lo nasconderò. E scusa se non parlo abbastanza, chiamami un'ambulanza o mal di stomaco. Ti porterò a mangiare il kebab perché una cosa più economica non c'è. Vorrei dirti tante cose ma non so da dove iniziare, ti vorrei insultare, dici che sei a dieta e che non vuoi cenare, ma poi mangi da schifo e gli altri ti guardano male, che c'hai sempre qualcosa da ordinare, mi metti in crisi al sesto tonno, non ti riesco a accompagnare, vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare, così ti puoi saziare. C'è troppo sushi nella mia panza, nella borsa se avanza lo nasconderò. E scusa se non parlo abbastanza, chiamami un'ambulanza o mal di stomaco. 100 euro non li spenderò per te. Una cosa più economica non c'è. E in fondo lo stipendio che prendevo lo spendevo per te. E a pranzo il conto non lo dividevo, lo pagavo perché io sono proprio come un samurai, urai, urai. Le porto a cena e non le trombo mai, ormai è tardi. C'è troppo sushi nella mia panza, nella borsa se avanza lo nasconderò. E scusa se non parlo abbastanza, chiamami un'ambulanza o mal di stomaco. Ti porterò a mangiare kebab perché una cosa più economica non c'è.
una cosa più economica non c'è. Una cosa più economica non c'è. Una cosa più economica non c'è. Una cosa più economica non c'è. Grazie. Si è alzato in piedi per applaudire anche Pino Scattini, giusto? O per fare che cosa, Luca? La una gara dei palleggi. Sì, la sfida Mondottica con l'occhiale. Ah, scusa, la sfida Mondottica Ponte Felcino, Perugia. Con... per recuperare. Con l'occhiale che rende impossibile la vista, devi sapere che lo scorso anno Fabrizio Giugarelli ha fatto 34 palleggi, secondo classificato. E dopo ha rotto un faro però. Nella storia, vediamo quanti riesce a farne Pino Scattini. Mettiti in favore di camera, 30, abbassa l'occhiale. 34 neanche senza occhiale. Vado? Vai. Dai, come faccio? Prova. 1, 2, 3, due tentativi. Vai, ti diamo il secondo. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, Ettore De Vita è spaventato. È possibile. Resta pure lì in piedi, poi ti raggiungeremo. Specifichiamo che gli occhiali insomma non l'aiutavano. No, rendono impossibile la vista. Poi qui, qui sta giocato in Serie B girone A. Con chi ha giocato poi con? Col Trestina, la sua velocità forte il vento. Ah no, Triestina. Senti, quanti palleggi farebbe secondo te Marco Fanini? Oh. Marco, tanti. Con o senza schiaffi? Sì. Glielo chiediamo? No, anche Marco. Buonasera Marco Fanini. Ah, non l'abbiamo perso. Ah, sai perché? La sua carriera si divide in prima e dopo la giarda. Esatto, perché bravo Sab, era proprio questa. Marco Fanini non si è ancora ripreso da quello schiaffo, però schiaffo di correzione che gli è servito perché ha firmato il gol promozione del Ponte Valleceppi nello spareggio contro l'Orvietana. Da chi ha imparato a calciare le punizioni ha dichiarato ha imparato da Pino Scattini dopo quello schiaffo di correzione che mi ha servito anche per infilarla lì all'incrocio. Come si chiude ogni appuntamento di Caffè Sport? Oramai sei stato il nostro ospite, devi saperlo. Con la macchinetta questa per cogliere gli asparagi nei boschi dove scarcella va fatto. Scarcella. Però so che Ale ha un sogno nel cassetto, giusto? Beh sì, visto che c'è Luca io vorrei farmi firmare una maglia che adesso consegnerò a Luca. Consegniamola proprio qua, anche al centro dello studio, andiamo. A consegna proprio? Vabbè. Sì, sì. La metto a favore di camera, come chiedo a Luca se cortesemente... Me la non hai portato la penna, però. Non so, ma Luca, ecco che rimani. Tiraci la penna, devo dire. Devo dire che questa è chiaramente una cosa preparata. Preparata male perché all'ingresso della trasmissione mi ha detto ma tu ce l'hai un pennarello bianco? Beh sì, e chi è che porta un pennarello bianco in tasca tutti i giorni? Allora, il finto autografo di Luca Pellegrini. Sì, così va bene. Perfetto. Bravissimo. Bellissimo. Andava bene anche l'iniziale. Benissimo, grazie. Neanche grazie. Si legge, stupendo. Tutti al centro dello studio per il classico appuntamento con il selfie finale di Caffè Sport. E allora, grazie a Ettore De Vito, il re, come l'ha ribattezzato Fabrizio Fabbi, grazie a Ciccio Scarcella, detto anche Risto Callaste, grazie ad Ale Saba stasera in una straordinaria vena musicale, grazie chiaramente a Pino che riutilizzeremo sicuramente per qualche altro scherzo. La chiusura di questa serata la lasciamo a Luca Pellegrini, immaginiamo di essere nello spogliatoio di quel torgiano, che cosa direbbe a fine partita dopo una gara persa Pino Scattini, a te. Voi non mi meritate come allenatore. No, io direi che ci vediamo giovedì prossimo con lo scherzo della denuncia di Alessandro Baffo a Ciccio Scarcella. Ci vediamo giovedì prossimo sempre qui a Caffè Sport. Buona settimana a tutti. Sono stanco, non ho voglia di ricominciare. La settimana è lunga e devo andare a lavorare. Il venerdì mi spacco, il sabato sono matto, la domenica riposo, anzino gioco, almeno un po' mi sfogo. Il martedì la gente, il mercoledì sto meglio, ma sono felice solo il giovedì quando ritorno a Caffè Sport. Quando ritorno a Caffè Sport.
quando ritorna a Caffè Sport.